Grazie dell'invito. Io e il mio giovane collega Filippo Vignato ci siamo divisi i compiti di rappresentare il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo qui a Seriate. Devo fare una breve premessa che l'attività di riordino e di gestione dell'archivio dell'ospedale di Seriate, Bolognini di Seriate, con tutti i presidi ospedalieri, le famose sette sorelle dette prima dal direttore generale, è stata fatta in sinergia tra Ministero, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e l'azienda Bolognini di Seriate. Senza la volontà e l'intervento dell'azienda Bolognini di Seriate, la soprintendenza avrebbe fatto ben poco, avrebbe potuto fare ben poco. È anche vero il contrario, che senza l'intervento del Ministero anche l'azienda Bolognini di Seriate avrebbe fatto altre cose, e questo è doveroso che venga ricordato da me. Speravo lo dicesse il dottor Vignato, che non l'ha detto prima. Il Ministero in questo intervento è stato molto attivo, ma soprattutto ci tengo a dire che è stato molto collaborativo rispetto a una realtà aziendale a sua volta disponibilissima nei nostri confronti, e questo per dire che lo Stato non è lontano dal territorio, perché lo Stato è fatto dei suoi funzionari che lavorano sul territorio, e laddove è possibile, si trova corrispondenza, collaborano pienamente. Detto questo, devo ringraziare, e non li cito per nome, i dirigenti e i funzionari dell'ospedale, ma le due signore che hanno collaborato con la soprintendenza, e mi unisco al direttore generale per ringraziare Battista Gaia, che ha aiutato moltissimo il Ministero nell'attività di collaborazione con l'azienda ospedaliera e soprattutto di conservazione negli archivi. Ora, la situazione negli archivi ospedalieri è molto sfaccettata, poi gli altri relatori diranno nel particolare, però presenta un problema principale, quello del costo e della sua conservazione. Diceva prima il direttore generale che le strategie aziendali di solito sono diverse. Si studiano varie strategie, soprattutto verso la missione, quella, come diceva il sindaco di Seriate, di curare le persone e tutte le attività connesse alle persone. Ma è una strategia ambientale anche gestire, curare, conservare i beni patrimoniali, perché comunque le persone, l'azienda ha una missione pubblica, ma si incarna in luoghi e in oggetti fisici e in testimonianze fisiche. In questo caso l'archivio, che è una testimonianza dell'attività. Non solo una testimonianza del passato, ma anche il presente è una testimonianza di quello che si fa, perché ogni attività, al di là di quella delle operazioni e della cura fisica, ma ha un risvolto documentario, produce documenti. Ora, il problema principale di queste strutture così complesse è che nella loro storia hanno prodotto documentazione di vario genere e subito, o comunque attuato, vari tipi di riorganizzazione. Durante queste riorganizzazioni, questi pezzi documentari in qualche modo vengono raggruppati, mischiati, buttati in cantina, in soffitta, distrutti, venduti, rubati e quant'altro. L'azienda Bolognini di Seriate, come le altre aziende ospedaliere, diciamo così, tipicamente lombarde, non si sottrae a questo meccanismo. Allora, qual era il problema più difficile, quali erano i problemi difficili da risolvere? Innanzitutto convincere l'azienda Bolognini che doveva investire del denaro e delle risorse per recuperare e conservare questo patrimonio. E mi sembra che questo sia un ottimo risultato, e anzi sia un esempio da proporre anche alle altre aziende, in quanto siamo riusciti a recuperare tutto il patrimonio storico, a metterlo in sicurezza e soprattutto a pensare a un progetto di valorizzazione. E su questo assolutamente devo dare atto a questa direzione. Ma l'altro problema era, ma tutti questi archivi dove sono?
come facciamo a ricostruirli, con quali strumenti, con quali strutture logiche organizzative storiche. Ecco, allora abbiamo studiato quale potesse essere il miglior metodo per ricostruire la documentazione storica, o meglio riordinare la documentazione storica dell'azienda Bolognini di Seriate, basandoci sulle funzioni che i vari ospedali e l'attuale ospedale svolge sul territorio. È come è come se facessimo un restauro di un monumento e andremmo a trovare su questo monumento quali sono le strutture architettoniche, pittoriche, musive e quant'altro originali, e in questo senso poi restaurare quelle e rimetterle in luce. Ecco, l'archivio è stato trattato a questo modo: si è ricostruita la struttura originaria dei vari ospedali, si sono poi riordinati i documenti e si è stato proposto questo inventario che poi dà contezza del lavoro fatto. L'inventario ha un duplice scopo: quello di dire qual è il patrimonio storico documentale, cioè gli elenchi dei documenti, per dire è questa massa documentaria, sono 500 metri lineari di documentazione, 5 milioni di documenti, ma soprattutto serve, e questo è importante perché un'altra cosa che le aziende ospedaliere non fanno, non sanno, non vogliono fare, è che questo patrimonio documentale può essere messo a bilancio e in bilancio può essere utilizzato per le gestioni passive o attive dei bilanci delle aziende. Ci vuole un lavoro di contabilizzazione del patrimonio di ogni singolo documento, un po' lungo, ma può essere a questo versante. Da questo messo a bilancio poi possono derivare varie possibilità economico-fiscali. Ma l'altro motivo per cui si fa questo intervento di inventariazione è quello di permettere agli storici, ai cittadini, di poter accedere liberamente, democraticamente, e sottolineo, agli archivi, ai documenti, per ricostruire la loro storia, oppure, in caso di archivi correnti e cartelle sanitarie, accedere liberamente alle informazioni e ai documenti che li riguardano. E qui si pone un altro problema che l'azienda Bolognini, e ancora una volta non per piaggeria voglio citare, il problema di come gestire questi archivi, dove li metto. Se io non ho un archivista non posso ordinarli, se non ho un luogo fisico non posso tenerli. Devo necessariamente esternalizzare. Ecco, la scelta dell'esternalizzazione in questo caso è molto efficace, in quanto ha permesso di riordinare l'archivio e ha permesso e permetterà successivamente di poter valorizzare l'archivio accedendo alla documentazione. Vado verso la fine perché voglio lasciare spazio a tutti gli altri relatori, anche perché io e il dottor Vignato dobbiamo prenderci il treno delle 19 e per cui dobbiamo lasciarvi un poco prima, perché noi siamo ministeriali e dipendiamo rigidamente dagli orari che il Ministero ci impone, per cui il nostro treno è delle 19:02. Volevo dire un'altra cosa importante, e qui ecco, voglio sfatare, poi permettetemi una divagazione sul tema, voglio sfatare il fatto che i pubblici dipendenti non lavorano, eccetera, eccetera. Noi abbiamo come luogo di lavoro abbiamo la Lombardia, per cui ci facciamo spesso 4-5 ore di treno al giorno per raggiungere i vari luoghi, come oggi per venire a Seriate abbiamo fatto 2 ore di treno a venire e 2 ore di treno a tornare. Ci tengo a dirlo perché c'è sempre questa idea di questi funzionari che sono altro dalla realtà locale o altro dalla vita quotidiana. L'ultimo problema che un'azienda ospedaliera, non solamente quella, il Bolognini di Seriate, ma tutte le aziende ospedaliere del sistema sanitario, socio-sanitario regionale devono affrontare, che sarà molto più oneroso che riordinare e gestire gli archivi storici, è quella della gestione della documentazione corrente, cartelle cliniche, ma soprattutto quella della gestione della documentazione digitale.
La documentazione digitale sarà l'archivio storico del futuro, ma non l'archivio storico del futuro di fra 500 anni, perché qui a Seriate conserviamo documentazione che ha 500 anni di vita, fisicamente esiste da 500 anni, ma fra 25 anni, perché la vecchiaia del documento digitale è 100 volte, 1000 volte più veloce della vecchiaia di un documento cartaceo o di una pergamena. Per cui se noi pensiamo che un documento sia vecchio dopo 500 anni, col documento digitale fra 25 anni quello sarà antichissimo. E il problema della conservazione della documentazione digitale e la documentazione corrente, specialmente laddove andremo a digitalizzare tutti i processi sanitari, comprese le esperienze di operazioni o comunque di interventi particolari, sarà molto più difficile da conservare, ma soprattutto molto, ma molto più costosa. E qui è un tasto che va assolutamente affrontato, perché i problemi degli archivi sono non tanto problemi economici, ma problemi organizzativi dei nostri enti, delle nostre aziende, dei nostri enti pubblici. So che dovevo essere più scientifico e andare più nel dettaglio, e però lascio ai relatori gli interventi, ma devo dire che gli archivisti della famiglia Legler, non cito i nomi, si presenteranno poi loro, hanno lavorato sempre in collaborazione con la soprintendenza, la quale deve dare tutti i nulla osta e le autorizzazioni che ha sempre dato e che darà anche alla fine di questo lavoro, settimana prossima, i tempi burocratici di firmare i provvedimenti e di rileggere, qualche errore l'abbiamo trovato, di rileggere gli inventari, di fare un po' di pulci, perché altrimenti che scopo abbiamo di esistere. E grazie ancora di essere venuti dell'invito. Grazie.